Allora, 1, 2, 3, bella raga, bentornati in questo mio nuovo video. Per chi non mi conoscesse mi chiamo Robina e oggi sono qui per un nuovo video. Guarda che cosa, però vabbè. Allora, oggi sono qui per fare un nuovissimo video. Questione, rispondo non alle vostre domande, rispondo ai commenti degli haters sotto al video che ho fatto cambiare questo canale, cioè ricreo i musical dei musers. Tenevo a precisare una cosa. Sarà lo scrivo totale. Seconda cosa, sono un po' più decente, nel senso che io non sono bella, non mi vanto assolutamente, però di solito i miei capelli sono tutti tipo così, proprio, nel senso hanno una forma sempre strana. Invece questa volta me li sono abboccolati tutti quanti e quindi sì, quindi dopo questa premessa sono abbastanza decente per fare il video finalmente. Quindi allora, rispondo alle domande, forse vi lascerò gli screen o altrimenti li leggerò e voi li sentirete, però sono sicura che vi farò, diciamo, i vari screen perché mi sembra molto meglio, quindi direi subito di iniziare. Ok, iniziamo subito. Allora, con i commenti positivi, ne abbiamo avuti molti, ma i negativi. Allora, ma che vuoi fare? Allora, innanzitutto c'è stata una mia amica e mia sorella che mi hanno difeso. Qualcuno mi ha scritto: ma che vuoi fare? Appunto, io ti risponderei cagarti sopra. Perché, cioè, per carità, che voglio fare con le faccine tipo sconvolte? Faccio video su YouTube. Che voglio fare cagarti sopra? No, questo video non voglio dire innanzitutto parolacce, perché non sono una persona che dice parolacce, però ecco. Ecco, cioè, diciamo, ma che scrivi questo commento? Non ha un senso. Poi ci abbiamo questo qui che screeno, così mi ricordo tutti quelli che devo screenare con l'iPad. Ma regà, sembra arrugginita. Innanzitutto è quello che vi dico sempre, che io sono sempre un po', ecco, un po' particolare nel modo in cui mi presento nei video. Però, ecco, tu non mi conosci, quindi non puoi dirmi che sono arrugginita. Solo i miei amici, quelli che conosco, quelli che mi vedono ogni giorno, sanno come sono io. Ok, la luce è partita, il flash è partito. Quindi io non voglio assolutamente, ecco, però non mi sembra giusto parlare in questo modo, anche perché io non mi sembro arrugginita. Perlomeno non vuol dire se ho degli occhiali, ecco, me li tolgo, non sembra arrugginita, quindi... mamma mia, cioè a me mi fanno incavolare. Poi c'è uno che mi dice, scrigniamo sempre, ma perché quando fai musical li stoppi ogni 2 secondi? Poi musical non si scrive musical, vabbè, dettagli. E poi quando fosse metterò lo screen, non vi prometto niente, vedrete. Però nel senso, commenti per criticare non mi sembra, cioè, questo qui non è più altro un haters, critica. Criticare è qualcosa di più di scrivere male il mio... Io l'ho scritto bene, innanzitutto. Sei te che l'hai scritto male. Poi allora, scusate, mi aveva chiamato mia madre. Comunque, allora, poi c'è un altro commento che a me sinceramente mi ha fatto incavolare. E se tu haters stai guardando questo video, mettiamolo in chiaro, perché io non vedevo l'ora di fare questo video per dirvelo. Cioè, io volevo fare un video solo dove ve lo dicevo, però alla fine ho cambiato idea. Cioè... questo, mamma mia, dico pure il nome, io di solito non sono abituata, cioè non ho detto i nomi, però The Sister Love, che tra l'altro le sorelle Love, che si vantano così tanto, e loro vediamo quanti iscritti ci hanno, ecco, ci hanno 10 iscritti, va bene, allora continuiamo, diciamolo, ma se tu non sai fare musical, perché fai sto video? E poi lo speciale 20 iscritti, mi fai troppo ridere. A me sinceramente non fa ridere. Prima cosa, allora, se non sai fare musical, perché fai questo video? Innanzitutto i video li scelgo io, li scegliete i miei iscritti, non gli haters. Quindi no, stai zitta, per carità. Cioè, per favore, perché cioè, a me questa cosa mi fa incavolare. I video che faccio li scelgo io, e anche se non so fare musical, quello lo dico per non vantarmi, perché non sono una persona vanitosa come te, tesoro. E quindi stai zitta invece di andare a commentare in un video che nemmeno te sai se sono brava, perché cioè se adesso viene a vedere ho anche la corona, quindi shh. Poi mi scrive:
E poi lo speciale 20 iscritti. Allora, finalmente questa cosa ve la posso dire. Lo speciale 20 iscritti, ho detto speciale 20 iscritti. Lei stava guardando il video quando avevo più o meno 80, non lo so, 80, 90 iscritti, 100, così. Però ragazzi, io quando ho fatto questo video avevo solo 20 iscritti, quindi io stavo pensando di fare lo speciale 20 iscritti, dato che comunque non sapevo che sarei arrivata in questo traguardo, cioè non sapevo che con questo video sarei arrivata a così tanti like, così tanti mi piace, cioè così tanti iscritti, diciamo. Quindi questo volevo mettere in chiaro e finalmente sono riuscita a dirlo. Poi allora allora aspettatemi che sto guardando. Ah, questo è il commento più epico che io abbia mai visto. Vi screen anche adesso vi leggo. Allora, Sara, dico anche questo nome perché questo commento mi ha fatto incavolare. Ma quanti anni hai? Bella grammatica. Poi un consiglio, smetti di fare queste cose perché sei un po' impedita, scritto malissimo. E poi, dove vuoi arrivare con 20 iscritti, eh? 20 iscritti e poi lo speciale, anche livelli siamo presi. No, io sono sconvolta. Te scrivi come un haters. Prima vai ad imparare l'italiano bene, tesoro, perché prima di andare a scrivere un commento devi controllare se tutto è giusto. Che poi non l'ha nemmeno modificato, quindi lei se ne è fregata. E un amico, l'amico di mia sorella, adesso questo commento... Guarda, a parte mia sorella l'ha risposto. Questo qui, Simone Nargi, che è anche lui il canale YouTube. Ho fatto anche lo scherzo per lui, vi lascio qui sopra. Ha scritto: Sara, dopo questo commento ho buttato il dizionario e tutta la grammatica che avevo appreso. È vero, cioè, raga, si permette di prendere in giro quando lei non, cioè, non è proprio... A parte questa qui mi ha scritto: l'unica cosa bella di questo video è il tuo telefono, grazie, cioè, il mio telefono... Cioè, molti mi hanno detto non sai tenerlo in mano, è il mio di telefono, chissene, cioè io lo posso pure far cadere così, ma non me ne frega niente. Brutta, fai schifo, queste cose così. Fai schifo, fai... poi scritto così, ti do un consiglio, non li fare. Allora, questo qui, volevo farvelo vedere. Povera, crede... Scusate, sì. Altra interruzione di mia madre, ma mi stava chiamando per una cosa molto importante. Finiamo questo video con l'ultimo commento di oggi. Allora, poverina, credo che il sera rivedrà mai questo video. Ah, povera illusa, sei piccola, non dovresti essere su YouTube. Se non li sai fare, non fare sti video, poverina. Cioè, allora, innanzitutto grammatica ti do zero. Poi, allora... Io, cioè, perlomeno, io sembro piccola, ma non lo sono. Poi, perché io ve l'ho sempre detto, dalla voce di YouTube sembro una che ha 5 anni, ma non è vero. Poi, comunque, i miei genitori controllano YouTube, la mia famiglia controlla YouTube, quindi non ho pericoli. Poi, crede che Iris Ferrari guarda il suo video. Che potrebbe essere? Cioè, a te mica Iris Ferrari guarda i tuoi video? Cioè, aspetta, voglio vedere se c'è video su qui. Che, non so se è una femmina. No, vedi, non c'è video. Scusami, cioè, forse può venire pure Trump a vedere sto video, cioè, tanto... Cioè, io voglio capire come pensate voi haters. Cioè, vabbè, io non lo so. Non lo so. Cioè, io proprio sono... Sono... Vabbè. Comunque, volevo salutarvi per questo video. Per questo video è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che vi abbia tenuto compagnia. Se sì, lasciate un mi piace, iscrivetevi al mio canale. E niente, qui Rubina è tutto. E prima di finire il video, volevo dirvi una cosettina. Farò anche la seconda parte in modo tale da vedere un po' tutti i commenti. Io adesso non riesco a farli tutti. Vi do un grosso bacio. Ci vediamo al prossimo video. Bella.